Ciao! Ciao ragazze, vi ho accolto con i miei bellissimi calzetti di Harry Potter che, come sapete, mi appassionano sempre tanto. È molto strana questa situazione, ci proviamo. Spero che la musica non vi dia fastidio, la allontano un pochino. E niente, facciamo una lezioncina, breve, non facciamo grandi cose perché tanto a casa lo so che non facciamo un'ora di lezione, quindi teniamo fra i 20 e i 30 minuti. E sono cose abbastanza basiche, abbastanza semplici, perché chiaramente non sono lì a correggervi, quindi non posso assicurarvi che non facciamo cose strane, perciò se sentiamo che qualche esercizio ci dà fastidio, ci crea dolore, fastidio, tra le due non lo facciamo, però dai, cerchiamo insomma di fare questo nuovo esperimento di palestra in salotto. Non vi faccio lezione nel mio salotto perché sono in pieno trasloco, quindi faremo tutto in mezzo agli scatoloni. Quindi lo facciamo così, in palestrina. Allora, cominciamo dai piedi. Come al solito metto bene i piedi sotto le anche, vado già a spalancare bene le dita sul pavimento, apro il petto, spingo il sederino verso il basso, cerco di mantenere tutta la pianta del piede appoggiata a terra. Apro le spalle, rilasso il collo, rilasso anche la bocca, vado ad appoggiare le mani alla base delle costole, proprio qui dove c'è il nostro cuore, il nostro punto di forza. Cerco di tenere comunque le spalle rilassate, cominciamo semplicemente respirando. Inspiro, sento che le mani si allontanano fra loro, ma non spingono in avanti, il torace si allarga lateralmente. Inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Cerco di non portare il respiro nelle spalle. Sento il torace che si allarga di lato, lateralmente, e posteriormente. Ed ogni volta che espiro, penso di spingere le spalle verso il basso. Inspiro. Ed espiro, spingo giù le spalle. Ancora due volte, in, ed espiro, rilasso le spalle, e ancora una volta, in, espiro, spingo sulle spalle, vado a rilassare anche le braccia, inspirando porto la testa verso l'alto ma pensando di avere un perno dentro le orecchie, inspiro, su, senza spostare le orecchie, ed espiro, mento verso il petto. E di nuovo inspiro ed espiro. Di nuovo, ogni volta che espiro, penso di spingere le spalle verso il basso. Inspiro su, espiro, guardo giù, sento la colonna che si allunga. Inspiro su, sento il mento che pensa di infilarsi dentro il collo, la cervicale che si allunga. Inspiro su. Espiro, scendo e allungo, ancora due, inspiro su, espiro, scendo, e un'ultima volta, inspiro su, espiro, scendo, cercando di mantenere questo bel allungamento della schiena, cominciamo a ruotare le spalle in avanti, inspiro mentre le spalle salgono, espiro. Mentre scendono, cerco di sentire le mani pesanti, i gomiti rilassati. Sento le scapole che si avvicinano e che si allontanano. Il movimento diventa sempre più grande man mano che mi scaldo, che mi sciolgo. Ancora due volte, su e scendo. E vado anche lì indietro, inspiro su, espiro, spingo bene le spalle verso il basso. Sento il petto che si stiracchia, il mio retto addominale che però rimane chiuso. Ok, anche qui ne facciamo ancora tre. Le braccia in avanti, mani aperte più o meno quanto le spalle. Ora, inspirando, penso di appoggiare le spalle alla parete dietro di me, buttando fuori l'aria, allontano le scapole. Le mani rimangono sempre sul loro binario, quello dettato dalla larghezza delle spalle.
Inspiro ed espiro, scorro in avanti. Cerco comunque di mantenere le spalle sempre alla stessa altezza. Non è che per fare il movimento più grande inizio a fare su e giù delle spalle. Mi metto di profilo, così magari vediamo meglio. Inspiro. Il movimento è infinito, penso di non finirlo mai. Andiamo ad aggiungere un altro passaggio. Inspiro, buttando fuori l'aria. Allargo le scapole, la testa si tuffa in mezzo ai bicipiti. Spine stretch. Inspiro, vado ad appoggiare tutta la schiena, la mia parete immaginaria. Butto fuori l'aria, prima le scapole. Testa, ombelico che spinge indietro ed inspiro. E di nuovo, butto fuori l'aria. Parte anche la testa, ombelico che spinge indietro. Una bella gobbetta. E un'ultima volta, in avanti. Testa, centro della testa che tira nella stessa direzione delle mani. Mi raddrizzo, mi fermo, mantenendo le scapole così, belle incastrate indietro. Apro le braccia lateralmente, giro i palmi delle mani e penso di spingere via due pesi. Butto fuori l'aria ogni volta che spingo, utilizzo anche la mano e sento le scapole dietro la schiena che rimangono belle appuntite sulla cassa toracica. Si uniscono fortissimo e si incastrano sul mio torace. E ne faccio ancora 5, belli lunghi 4, e 3, e 2, e l'ultimo mi fermo, giro le mani, portiamo la mano sinistra sul fianco, inspirando, porto il braccio destro in alto e vado in un side stretch, tiro, 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 ed espiro, ritorno, riapro il braccio. Quindi inspiro, il braccio mi porta, un lato del corpo che si allunga, piedi che rimangono entrambi belli schiacciati sul pavimento. Inspiro ed espiro. E ancora inspiro, tiro di lato. C'è sempre spazio fra l'orecchio e la spalla, c'è sempre spazio fra il braccio e l'orecchio. La mano, nel mio caso, pensa di tirare verso la spalliera. E inspiro, allungo. Cerco di mantenere il petto, la pancia rivolti davanti a me, qualsiasi cosa io abbia davanti a me, l'armadio, la poltrona, quello che volete. E da di qui riapro le due braccia, rigiro i palmi delle mani verso il basso e spingo. E 9, e 8, 7, e 6, scapole belle appuntite sulla cassa toracica. 4, 3, 2. Uno, le spalle si sentono, ve lo assicuro, giro il palmo della mano in avanti, l'altro braccio viene appoggiato sul fianco, spingo le spalle verso il basso, inspiro, mi faccio portare dal braccio ed espiro, attivo l'addome per tornare indietro. Inspiro, apro bene ed espiro. E di nuovo, inspiro, sento tutto il lato del corpo che tira, che si allunga. E di nuovo inspiro, tiro, 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 questa volta io sto tirando verso il tapis roulant, voi starete tirando verso l'armadio, la poltrona, il figlio che non vi lascia allenarvi in pace, inspiro, o il marito, o la moglie. E ultimi due, inspiro, tiro, 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 espiro, torno, e l'ultimo, inspiro, tiro. Espiro, torno, andiamo a riaprire le braccia, rilassarle verso il basso, mi sposto sul lato corto del mio materassino o di qualsiasi cosa io stia utilizzando, asciugamano, va benissimo, pavimento se l'avete appena pulito. Allora, di nuovo, controllo di avere i piedi bene sotto le anche, controllo di avere il petto bello aperto, spingo la codina verso il basso, chiudo il retto addominale, apro il petto, inspirando mi allungo. Buttando fuori l'aria, parto dalla testa, collo che si allunga, seguono le spalle, seguo il torace, sono un panno steso da asciugare, il mio filo appoggiato sull'ombelico. Rilasso, 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 arrivo fino al mio punto di massimo allungamento, sento il peso leggermente spostato sull'avampiede, la testa è rilassata,
Inspirando, piego le ginocchia verso il petto, porto le mani sul pavimento, cammino, cammino, cammino e vado ad appoggiare anche le ginocchia a terra. Cerco di mantenere le dita arricciate. Sistemo bene i polsi all'altezza delle spalle, sento la schiena lunga, ben inarcata in un senso o nell'altro, quindi centro della testa che tira in una direzione, coda che tira nella direzione opposta. Le dita fanno un po' di ragnetto sul pavimento per non sovraccaricare troppo i polsi. Dal di qui andiamo a fare il nostro cat-cow, quindi buttando fuori l'aria, coda fra le gambe, mi vado a guardare le pelvi. Ed inspirando, curva opposta, sia il sedere che il centro della testa che tirano verso il soffitto. E butto fuori l'aria, gobbo fortissima. Ed inspiro, mi apro. Mi ricordo di non concentrare tutto il lavoro solo nella parte alta della schiena, quindi solo a livello delle scapole, ma faccio muovere bene anche il bacino, coda fra le gambe. Ed inspiro invece, sederino spinto verso l'alto. Ultimi due, butto fuori l'aria, curvo. Ed inspiro, mi apro. Mi vado a fermare esattamente a metà strada, schiena neutra. Rilasso anche i piedi. La mia schiena dovrebbe essere come un tavolino. Vado già a spingere le spalle lontane dalle orecchie. Penso di risucchiare l'ombelico dentro la pancia, ma non perché trattengo il respiro, perché attivo, indurisco, dal di qui inspirando, prendo la mano destra, la gamba sinistra, senza variare nulla a livello della schiena, allungo, allungo, allungo sul pavimento e continuo ad allungare, qualcuno che mi tira per il polso, qualcuno che mi tira per la caviglia. Ed espirando, lentamente scendo e passo dall'altro lato. Inspiro, allungo, 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 distribuisco bene il peso fra la mano e il ginocchio che rimangono a terra, espiro, torno. Inspiro a lungo, rimango sul pavimento finché riesco e sollevo solo perché sto allungando tantissimo, non perché voglio sollevare. Ed inspiro a lungo, a lungo, a lungo, cerco sempre di mantenere il polso ben allineato con la spalla e più la gamba sale, più l'ombelico pensa di infilarsi dentro la pancia, di andare a raggiungere la colonna vertebrale. Ancora una volta, inspiro a lungo, a lungo. Mi fermo qui, sento che anche il collo partecipa della situazione, il prolungamento della schiena. Appoggio l'altra mano sul pavimento, di nuovo allontano bene le spalle dalle orecchie, senza sempre variare niente a livello della schiena, piego il ginocchio cercando di mantenere la gamba parallela. E da di qui cominciamo a spingere la lucciola verso il soffitto per 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e allungo la gamba, la riporto a terra, mi riposo un momento, rilasso le spalle, sistemo la schiena, controllo che sia neutra e vado subito dall'altro lato, inspiro, tiro, 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 lungo, lungo, lungo. Porto la mano sul pavimento. Piego il ginocchio a 90 gradi, sempre assicurandomi di non collassare e di non ruotare il ginocchio verso l'esterno. E da lì ti spingo verso l'alto per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estendo e vado ad appoggiare, unisco i piedi insieme, porto il sedere verso i talloni, rilasso un momento la schiena. Mentre rilasso, comincia il post, mi inizia a venire caldo, quindi mi spoglio. Sono sempre nella mia child pose, mi sto un attimo riposando. Ritorno in quadrupedia, mi risistemo. Prima di passare all'altro, finiamo dalla nostra posizione di quadrupedia, sistemo la schiena, spingo le spalle lontane dalle orecchie, mi assicuro che il mento sia leggermente infilato dentro il collo. Da qui esco direttamente con la gamba destra, sempre senza variare niente a livello di addome, a livello di bacino. Ora, buttando fuori l'aria, il ginocchio viene verso il mio petto e penso proprio di appoggiarci la fronte sopra, faccio la gobba. Inspirando, riallungo indietro cercando di riappiattire la schiena, riportare
Quindi butto fuori l'aria, gatto arrabbiato con la schiena, ed inspiro, riallungo, spingo le spalle lontane dalle orecchie e butto fuori l'aria, curvo, non porto via il peso dalle mani, il peso rimane lì, ed inspiro, allungo, ombelico che spinge indietro, ancora due volte, butto fuori l'aria, curvo, ed inspiro, allungo, spalle lontane dalle orecchie e butto fuori l'aria. Curvo fortissimo la schiena ed allungo indietro, riporto la gamba a terra, mi assicuro che il ginocchio sia bene sotto il fianco, faccio qualche passettino sui polsi anche per risistemare le mani e da qui esco con la gamba sinistra, inspiro e butto fuori l'aria, gobba, 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 ombelico che spinge in alto ed inspiro a lungo, penso che qualcuno mi afferri per la caviglia e si voglia portare via la mia gamba. Ed inspiro a lungo, peso ben distribuito fra le due mani. Come vedete, io ho lo specchio di fianco, ogni tanto mi do un'occhiata, quindi se avete possibilità di fare lezione, di fare i vostri esercizi, non lezione, di fianco allo specchio, è sempre uno strumento molto utile, soprattutto se non ci sono io a cicchettarvi. Ed inspiro e appoggio a terra, avvicino i piedi, mi rimetto in child pose, rilasso i polsi, che andiamo a fare? Le ultime due cosette piccole piccole, ma antipatiche, da questa posizione. Rilasso le spalle, rilasso la fronte, le braccia sono lunghe, cerco di sentire il sedere pesante verso i talloni. Ritorno nella mia quadrupedia, risistemo le mani, riallineo i piedi con le ginocchia, da questa posizione arricio le dita dei piedi, inspiro, sento la schiena lunghissima e buttando fuori l'aria sollevo le ginocchia ma di pochissimo, di 5, massimo 10 cm dal pavimento e tengo, sto continuando a spingere le spalle lontane dalle orecchie, ho l'addome cucito, i due lembi del retto addominale cuciti insieme. Altri 3, 2, 1, appoggio, respiro ed inspiro, ritorno su, schiena lunga, 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 controllo che la mia schiena si appiatta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e riappoggio, respiro un momento e ritorno lì e vado, sollevo, tengo, mi sto accorgendo che tendo a spostare la testa verso il basso, quindi mi ricordo di reinfilare il mento dentro il collo e altri 5, 4, 3, 2, 1, rilasso, lascio le dita dei piedi arricciate, mi vado a sedere sui talloni, faccio scivolare le mani in avanti e le allargo un pochino ai due lati del materassino. Cerco sempre di spingere bene il sedere verso i talloni, dai di qui, inspira, anzi, buttando fuori l'aria, andiamo in un cane che guarda in basso, quindi le mani le lascio lì dove sono, sposto leggermente il peso sulle ginocchia, di modo che riesca a sollevarmi, a stendere le gambe e a pensare di appoggiare le ascelle sul pavimento. Inspirando, vado in una retroversione fortissima del bacino che come un'onda riporta tutta la schiena in avanti. Sono in plank, bacino non qua, sotto, coda tra le gambe. Da lì qui, inspirando, riporto le ginocchia a terra e buttando fuori l'aria. Ritorno con i talloni, no, con il sedere verso i talloni, non viceversa. Quindi, butto fuori l'aria, cane che guarda in basso. Ed inspiro, bacino, che come un'onda mi porta avanti. E porto le ginocchia a terra senza rompere la linea della schiena. Butto fuori l'aria. Ed inspiro, mi godo la posizione. E butto fuori l'aria, salgo. Inspiro, bacino, schiena, plank. Butto fuori l'aria, porto le ginocchia a terra. Inspiro, mi siedo indietro e mi godo la posizione. Ultimo
l'ultima volta, butto fuori l'aria. Inspiro, curvo il bacino. Espiro, appoggio le ginocchia a terra. Questa volta rilasso anche le dita dei piedi e mi rilasso in una child pose. Mentre voi vi rilassate nel vostro child pose, io controllo che qua stia registrando, se no sono qua che parlo da sola da 20 minuti. No, mi state vedendo. Allora, siamo sempre qua nella nostra child pose. E mi rialzo. Ci andiamo a mettere a sedere così riposiamo un po' i nostri poveri polsi e iniziamo a lavorare. Veramente, sull'addominale. Allora, ci sediamo, nostra posizione classicissima, mi assicuro di avere i talloni allineati con gli ischi, metto le mani dietro l'incavo del ginocchio, non tengo i gomiti mosci, anzi, belli aperti, spingo di fuori il petto, sento la schiena dritta, pianta, bacino in una leggerissima anteroversione per stare ancora più lunghi, centro della testa che tira verso l'alto. Mi assicuro anche di avere i piedi tutti e due belli schiacciati contro il pavimento, non ho le ginocchia che collassano verso l'esterno. Dai, di qui, ogni volta che butto fuori l'aria, vado in una fortissima retroversione del bacino, si curl, e comincio anche ad andare un po' più indietro, fino a spostare il peso non più sulle ossicine, ma sulla parte morbida del sedere. Inspiro, mi riallungo, apro il petto e butto fuori l'aria, curvo prima dal bacino, ombelico che spinge indietro, non mi ingobbisco, il petto rimane fuori. Ed inspiro, mi allungo e butto fuori l'aria, bacino, ombelico. Ed inspiro, mi riallungo. Ancora due volte, butto fuori l'aria, bacino, ombelico. Ed inspiro, mi riallungo. Ultimo, butto fuori l'aria, bacino, ombelico, curvo fortissimo, passo curvando fortissimo. Ed inspiro. Cerchiamo di mantenere questa bella apertura della schiena. Sviluppo le braccia in avanti, attenti che subito ci ingobbiamo, invece no. Sempre spalle spinte indietro. Penso sempre che il braccio si incastri nella sua articolazione. Stendo in avanti la gamba destra. Quindi ho la gamba sinistra piegata, la gamba destra stesa sul pavimento col tallone bello piantato al pavimento. Stesso movimento, inspiro, mi sollevo, butto fuori l'aria, retroversione massima del bacino, curvo, 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 ed inspiro, ritorno, mi allungo, e butto fuori l'aria, curvo il bacino in avanti, ruoto, 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 ed inspiro, ritorno, e di nuovo butto fuori l'aria, cerco di mantenere i fianchi dritti, qui la sfida è proprio di mantenere i fianchi dritti e di non portare il fianco della gamba piegata più indietro rispetto al fianco della gamba tesa. Butto fuori l'aria, curvo, 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 petto che rimane aperto ed inspiro, torno, torno. Ultimi due, butto fuori l'aria, curvo, sempre prima dal bacino ed inspiro, torno, riapro sempre il petto, ultima volta, butto fuori l'aria, curvo, 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 ed inspiro, torno. Piego la gamba destra, allungo la gamba sinistra, pianto bene il tallone al pavimento, stessa roba, butto fuori l'aria, curvo, curvo, curvo. Ed inspiro, torno, apro, centro della testa alto e butto fuori l'aria, bacino, schiena, sempre pensando di snocciolare la colonna vertebrale un pezzettino per volta, parto dalla coda, arrivo fino alla zona lombare, il torace non si tocca. Inspiro e butto fuori l'aria. Le mani mi aiutano, tirano in avanti, energia dalla punta delle dita. Ed inspiro, torno. Ultimi due, butto fuori l'aria, curvo, curvo, curvo. Inspiro, torno, torno, torno. E l'ultimo, butto fuori l'aria, curvo, curvo, curvo. Ed inspiro, torno, torno, torno. La lì, manteniamo la schiena in questa posizione. Ripiego le due gambe, avvicino i piedi e lascio cadere le ginocchia verso l'esterno. Siamo in una farfallina, piante dei piedi a contatto, ginocchia verso l'esterno. Non la chiudo troppo perché non mi aiuta, tengo i piedi abbastanza lontani dal bacino, non troppo, ma neanche troppo vicini. Allungo le braccia, apro sempre il petto, la schiena, più attenzione che ci viene da stare in avanti, invece no, il peso è sempre scaricato sugli ischi, sulle ossicine del sedere. Inspiro, mi allungo, butto fuori l'aria, curvo, curvo, curvo. Ed inspiro, ritorno. Qui è più facile scendere, ma più faticoso salire. Butto fuori l'aria, curvo, 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 petto aperto, collo
corpo che rimane rilassato ed inspiro, sento che anche i piedi devono lavorare, le gambe per mantenere le piante dei piedi schiacciate insieme. Inspiro, ultimi due, butto fuori l'aria, curvo, curvo, curvo. Ed inspiro, apro il petto e ultimo, butto fuori l'aria, curvo, curvo, curvo. Ed inspiro, mi riapro molto bene. Da di qui appoggio le mani a terra, lascio le cosce lì dove sono e vado semplicemente ad aprire le gambe. Mi giro sul davanti, così magari ci vediamo meglio da questa posizione. Non sono ovviamente come al solito l'orso yogi che mangia il miele, ma sono bello dritto con la schiena. Mi tolgo il materassino da sotto perché secondo me è più facile qui se non abbiamo dell'attrito. Vado ad aprire le braccia lateralmente. Ora, inspirando, andiamo in una torsioncina. Partiamo verso sinistra, che mi è più comodo partire verso sinistra. Quindi inspirando, torsione. Il sedere ancora non si è mosso, ancora le ossicine del bacino rivolte in avanti. Ora, buttando fuori l'aria, continuo la torsione. Mi porto dietro le gambe, continuo, continuo, continuo. Inspirando, appoggio le mani a terra e penso di andare a guardare anche con la testa dietro di me, sempre schiena bella lunga. E da di qui, inspiro ed espirando, ritorno indietro. Le gambe si riallungano esattamente dove erano prima, non si sono aperte, non si sono chiuse. Quindi inspiro, torsione del busto. Espiro, continuo la torsione, porto le mani a terra. Inspirando, ruoto al massimo la testa. Ed espirando, ritorno. Piedi che si riallungano, braccia che si riallungano. E di nuovo, inspiro, busto. Espiro, continuo la torsione. Inspiro, testa che avvita un cacciavite sul soffitto ed espiro, ritorno, cercando di riportare le due ossicine sul pavimento. Di nuovo, inspiro ed espiro, ruoto, le mani arrivano dopo. Inspiro, guardo indietro ed espiro, torno, allungo le gambe. Un'ultima volta, ogni volta che lo facciamo sentiamo come il movimento riesce a diventare più ampio, ma soprattutto più fluido. Inspiro, ruoto, ruoto, ruoto. Inspiro, aggiungo anche la testa. Ed espiro, piede che mi tira. Voilà, da di qui rilasso le braccia. Chiudo le gambe. Non mi ricordo, o forse mi ricordo, ma il mio quadernino magico ce l'ho lo stesso, anche se siamo in streaming. Ah, ma sì, ma certo, il nostro giochino preferito che abbiamo scoperto da poco. Allora, eravamo qua con le gambe alla seconda. Chiudo le gambe e mi riporto sul mio materassino. Questa volta teniamo però le ginocchia strette insieme. Foglio di carta schiacciato in mezzo alle ginocchia. Trovo il mio equilibrio sulla puntina degli alluci, quindi ho già la schiena curva curva. Con le mani mi abbraccio. Più sono in basso, meno fatica sarò, più sono verso le ginocchia, più dovrò lavorare di controllo. Fronte verso le ginocchia, sguardo alle pelvi, ho un medico spinto indietro, proprio come se ci fossi io che mi infilo l'indice qui e mi spingo indietro. Da di qui, inspirando, faccio la mia bella pallina. Inspiro, dondolo, espiro, torno. Il mio obiettivo è di avere la distanza tra la fronte e le ginocchia sempre uguale, sempre costante. Inspiro. Ed espiro, cerco di arrivare con leggerezza, non come ho fatto io prima, ed inspiro, ed espiro. Per avere un po' più di spinta, quando sono indietro, penso di voler fare una candelina col sedere. E ancora una volta, inspiro, ed espiro, questa volta appoggio i piedi a terra e curvando la schiena mi vado a stendere sul pavimento, mi allungo tutta, braccia e gambe. Vado a raccogliere, oddio, vado a raccogliere il ginocchio destro, me lo stiracchio bene verso il petto, porto la gamba sinistra verso l'alto. Da qui lasciamo le gambe lì dove sono, porto le mani dietro la nuca, gomiti in vista, sempre all'interno del mio campo visivo. Sento la schiena bella netta, quindi sto già dimezzando l'aria che passa tra me e il materassino, ma senza sollevare il sedere, il sacro è bello piantato sul pavimento. Da questa posizione, senza variare la schiena, inclino leggermente la gamba sinistra in avanti, leggermente, non c'è bisogno che sia qua, fra i 45 e i 60 gradi.
Ora, ogni volta che butto fuori l'aria, penso di portare il gomito sinistro al ginocchio destro, quindi gomito al ginocchio opposto, butto fuori l'aria ed inspiro, torno. Quello che mi fa salire, come al solito, è l'ombelico che spinge verso il basso, che si appiccica al pavimento, attraversa le mie carpi e si va ad ancorare al pavimento. Ed inspiro, butto fuori l'aria, torsione. Ed inspiro, ultimi due, butto fuori l'aria, torsione. Ed inspiro, l'ultimo, rimango su, rimango qua. Metto il piede a martello, inspiro, porto la gamba verso l'alto, espiro a lungo in avanti. Ed inspiro, sempre senza bere la schiena, ed espiro. Ancora due, testa rilassata sulle mani. Ed espiro, e l'ultimo, inspiro, ed espiro. E da di qui ritorno al centro, scendo, porto le ginocchia verso il petto, mi do una bella abbracciatona. Vado subito a distendere sempre la stessa gamba, sempre la sinistra sul pavimento. Tengo forte verso di me la gamba destra, cerco di sentire il petto rilassato. Inspiro buttando fuori l'aria, la gamba spinge contro le mani, la testa va subito, la fronte va subito verso il ginocchio. E curvando la schiena mi faccio portare su dalla mia gamba. Inspirando, mi allungo, stendo le due gambe, buttando fuori l'aria, curvo la schiena, curvo il bacino, non la schiena, il bacino. Appoggio una vertebrina alla volta e richiamo subito il ginocchio destro verso di me. Ancora una volta, butto fuori l'aria, curvo, 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 ho il lucciolo che punta al pavimento. Inspiro, mi allungo, apro il petto e butto fuori l'aria, bacino. Attaccatura delle mutande, ombelico, attaccatura del reggiseno e solo alla fine scapole e spalle. Da questa posizione richiamo le due ginocchia al petto, tengo solo la gamba sinistra insieme a me, sviluppo la gamba destra verso l'alto, sistemo la schiena, la sento neutra, sento sempre il retto addominale che si scuce insieme, porto le mani dietro la nuca, inclino la gamba destra in avanti. E butto fuori l'aria, torsi oncina. Ed inspiro. Attenzione che non è la testa che sale, è lo sterno che guida il movimento. Inspiro, la testa rimane sempre appoggiata sulle mani. Ed inspiro. Ombelico che spinge verso il basso per farmi salire. Ed inspiro. Imprint del torace, quindi la base del torace, l'attaccatura del reggiseno. Che si appiccica anche lei, che spinge contro il materassino, e l'ultima volta rimango su, porto il piede a martello, inspiro sulla gamba, espiro a lungo, ed inspiro sulla gamba, espiro a lungo, ultimi due, inspiro su, espiro a lungo, e l'ultimo, inspiro su, espiro a lungo, raddrizzo, scendo, mi abbraccio le ginocchia. Rilasso un momento, mentre rilasso l'addome, allungo la gamba destra in avanti, tengo la sinistra con me e butto fuori l'aria, mi faccio portare su dalla gamba. Inspiro, mi allungo, apro il petto e butto fuori l'aria. Bacino, attaccatura delle mutande, ombelico, attaccatura del reggiseno, puntina delle scapole e solo la fine, spalle e testa. E di nuovo butto fuori l'aria, fronte che vuole rimanere ancorata al ginocchio. Tiro, 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 mi allungo e bacino. Attaccatura delle mutande, ombelico, attaccatura del reggiseno, scapole, eccetera. Ah, da di qua ci stendiamo un momento, ci diamo una stiracchiata, pensando di allungare prima un lato del corpo e poi l'altro. Siamo quasi alla fine. Avevo detto che facevo una lezione più breve, in realtà era tutta una bugia, ma lo sapete che non sono mai coerente a ciò che dico in lezione. Allora, ci giriamo sul fianco, voilà. Allora, mi giro sul fianco, se non ho problemi di collo o di spalla posso stare in appoggio sul gomito, altrimenti come al solito va benissimo anche stare distesi con il braccio che ci fa l'appoggio. Piego le ginocchia in una posizione fetale, mi assicuro di essere bella dritta, mi assicuro che le ginocchia e i piedi siano perfettamente uno sopra l'altro, non due gambe di due lunghezze diverse. Penso sempre di voler far passare un filo d'aria sotto l'ascella, sotto il punto vita. Prendo la cresta iliaca
del mio fianco in alto e la spingo lontana da me, così automaticamente si crea l'area sotto il punto vita. Retto addominale chiusissimo, piedi rilassati. Inspiro, apro il ginocchio ed espiro, chiudo. Inspiro, apro ed espiro, chiudo. Le ginocchia sono piegate a circa 90 gradi. Attenzione, come al solito vi ricordo che il fianco sopra lavora in opposizione, quindi quando il ginocchio si apre è come se ci fosse qualcuno che mi appoggia la mano qui sui reni e mi spinge in avanti. La gamba sotto è attiva, anche lei pensa di volersi aprire come se non avesse il pavimento che la blocca. E ancora 2 volte, inspiro, apro, espiro, chiudo l'ultimo, inspiro, apro, espiro, chiudo. Da di qui allungo le gambe, mi vado a mettere in posizione prona con le mani che mi fanno d'appoggio sotto la fronte. Vado subito a spingere il pube contro il materassino, quindi bacino che spinge verso il basso, spalle lontane dalle orecchie. Da questa posizione sento perdere questa bella posizione del bacino, inspirando penso di allontanare lo sterno dal pavimento, la fronte rimane appoggiata sulle mani, rilassato il collo, inspiro ed espiro, penso sempre di voler allontanare il punto più sporgente della nuca qui dietro dall'osso sacro, quindi non ce lo voglio avvicinare, non ce lo voglio allontanare. Ancora 2 volte, inspiro allungo, piedini ancorati al pavimento e l'ultimo, inspiro allungo, rimango qui. Ora allungo anche le gambe e faccio una forbicina, chiudo e apro, chiudo e apro, un pochino più veloce, per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e riporto le gambe a terra. Riporto la testa a terra, porto le mani vicino alle spalle, mi spingo su e rilasso. Mi vado a sedere sui talloni, rilasso la schiena. Mentre voi vi rilassate, io vengo a controllare sempre che stia ancora registrando, che c'ho l'ansia. No, sta ancora registrando, molto bene. Qui ci andiamo a girare all'altro lato per l'ultima ripetizione e poi uno stretchino. Allora, mi appoggio sempre la mano non qua sulla guancia, sulla tempia, ma che mi fa a cucchiaino appena dietro l'orecchio e accoglie la mia nuca. Le ginocchia bene piegate, prendo la cresta iliaca del fianco sopra, la allontano, mi assicuro che le ginocchia e i piedi siano pari, mano che mi sostiene, piedi rilassati. Ed inspiro, le vongole, apro il ginocchio ed espiro, chiudo. Se lavoro bene con questo fianco, devo fare veramente fatica ad aprire, sento proprio la resistenza. Inspiro, apro, mi ricordo anche della gamba sotto, quando inspiro, anche lei pensa di aprirsi contro il pavimento. Io mi sto rendendo conto che mi sto un po' accasciando, invece no, spalle lontane dalle orecchie. Ed espiro, torno. E ancora, inspiro, apro, espiro, torno, ancora in, apro, torno, l'ultimo, inspiro, apro, espiro, torno, da qui che sono, uso la mano per spingermi su, andiamo a incrociare le gambe. Decido io l'ampiezza dell'incrocio, può essere classica gamba incrociata, può essere molto incrociata, dipende dalla mobilità delle mie anche e delle mie ginocchia. Se questa posizione in ogni caso mi crea problemi, allora una gamba la tengo distesa e l'altra ce la incrocio sopra. Quindi ognuno sceglie la propria posizione preferita. Da di qui inspirando porto le braccia verso l'alto, allungo la schiena e mi tuffo in avanti, butto fuori l'aria. Sento il gluteo che si allunga, rilasso, cerco di fare dei bei respiri profondi. Ogni volta che espiro sento che riesco a fare il mio passettino in avanti con le mani. Ancora una respirazione, in ed espiro. Srotolo
Sgancio le gambe, cambio l'incrocio, mi sistemo, mi raddrizzo, inspirando, mi allungo verso l'alto e buttando fuori l'aria, mi allungo in avanti. Rilasso la testa, rilasso il collo in. Passettino in avanti. Secondo le proprie necessità, la propria scioltezza, cammino, cammino in avanti con le mani senza esagerare. E da qui facciamo passettini, passettini, mi tocco il piede destro, passettini, passettini, mi tocco il piede sinistro, senza mettere tensioni sul collo, quindi la testa è sostenuta, ma non è là in avanti, tanto cos'ho da vedere? Non ci sono io, non ci sono le mie compagne, guardo il pavimento e via. Altri due dondolini, mi fermo al centro e mi do una bella stiracchiata, sempre pensando di raggiungere il pavimento con lo sterno e non con la fronte. Mi allungo. E srotolo la schiena. Da di qui ci andiamo ad alzare, ciascuno come preferisce, dargo l'up. O come ho fatto io adesso, piena libertà. Da di qui mi risistemo, ritrovo la mia linea, spingo di nuovo la codina in sotto, apro il petto, porto le mani dietro la nuca e senza ingobbirmi, quindi mantenendo le spalle belle aperte, spingo il mento dentro il collo, lascio i gomiti cadere verso il basso, continuo a mantenere la mia respirazione. Cerco di spalmare bene i piedi per terra. Lascio scivolare giù le braccia e faccio due rotazioni del collo verso destra. Uno. Due, mi fermo sempre con la testa in basso, vado dall'altra parte. Inspiro. Ed espiro. Di queste chiaramente ne potete fare infinite. Vado a raddrizzare la testa, sento il collo bello lungo, il mento sempre leggermente infilato dentro il collo e facciamo le nostre quattro rotazioni delle spalle per finire. Oh, bene, ragazzole! Abbiamo fatto il nostro allenamentino così in maniera originale, ma noi siamo originali. E se volete mettermi qui sotto nei commenti una foto o di voi che fate allenamento, anche solo del vostro setting, quindi del tappetino, del cuscinetto, della bottiglietta d'acqua, di dove vi mettete a far ginnastica, siamo curiosi di vedervi. Fate i bravi, vi mancate. Ciao!